quattro giorni di nuovo qua. Di nuovo qua? Voi lavorate tutte e due in Whirlpool? No, solo io. Io sono dipendente di mio marito. Abbiamo due figli, tutte e due all'università, di cui uno fuori sede a Roma. Riusciamo a vivere con 1500 euro al mese. E non mi vergogno a dire che fortunatamente ho ancora mio padre e da una mano, perché altrimenti due ragazzi all'università. Niente. Quindi questa è la situazione. 400 persone, è tutto l'indotto. Un vecchio amico di Gazebo, di Propaganda Live, Bruno Sai dell'Alcoa. Lo incontriamo qui. Ciao Bruno. Ciao a tutti. Questa non è la tua avvertenza. No, non è la mia, ma è una avvertenza che riguarda il mondo del lavoro, quindi diciamo che tocca a tutti noi, no? Noi ci siamo più o meno conosciuti qua sotto. Sì. Voi siete venuti un sacco di volte qua. Torneremo ancora. Tanti anni fa. Duri, testardi. Sono venuti a Roma sotto al Ministero dello Sviluppo a aspettare i sindacalisti loro che stavano dentro. In trattativa per sopravvivere contro tutti, destra, centro, sinistra. Previsto la possibilità di spostare invece che l'8 ottobre il 1 novembre la data di spegnimento delle celle. Quelli si sono cazzati tra di loro. State dentro, state dentro! Dentro! L'abbiamo respinta, respinta, respinta! Tu non puoi decidere la mia bocca! Senti, la situazione vostra al Coco com'è? Siamo ancora in alto mare, noi pensavamo di essere vicini a un obiettivo che era quella della ripartenza di quello stabilimento, quindi della produzione di alluminio in Italia, invece nell'arco di qualche mese si sono modificate le condizioni. Condizioni vogliono dire fornitura di energia competitiva così come ce l'hanno in Europa. E di nuovo aumentato il prezzo dell'energia e questo impedisce la chiusura di un contratto tra Sideral Luis e Sideral Luis ha chiuso lo stabilimento, ma gli manca la materia prima che è il costo dell'energia. Quindi sei ancora chiuso? Sì, anche se si stanno facendo alcuni lavori di pre-revamping, ci sono quasi 100 persone all'interno dello stabilimento, ma il grosso dei lavori tarda da partire perché manca la materia prima, che è il contratto sull'energia. In più c'è un problema in Italia, che è il problema della decarbonizzazione, dove tutti noi siamo a favore, ma è anche vero che la decarbonizzazione rischia la chiusura di due centrali a carbone della Sardegna, e questo mette anche in pericolo la possibile ripartenza dello stabilimento di Porto Verso. Ministero. E gli incontri che avete fatto qua? Sì, sì, abbiamo sempre tenuti con il vice capo di gabinetto Soria. Speriamo che il 26 ci sia anche Di Maio, ma che ci sia anche la sostanza. Che... Loro sono già due volte, fanno il tavolo e che viene, la cosa viene, diciamo, rimandata. Adesso sono aggiornati a fra quattro giorni. Quello che posso consigliare è la lotta di continuare, sino a quando non si raggiunge l'obiettivo, perché purtroppo è così. La politica va sostenuta anche da azioni portate avanti dai lavoratori e sino a quando non si raggiunge l'obiettivo. Non c'è altro strumento che la lotta. Bisogna sempre lottare, occupare lo spazio dimenticato dalla politica. Grazie Bruno. A voi. Dai. Questo è stato il nostro racconto della settimana e allora siamo un po' stretti con i tempi, chiedo a voi cinque veramente 30 secondi, un minuto, un flash su quello che avete visto in generale su questa stagione. Costanza. Conte, Salvini e Giorgetti potevano essere contenti che ero in Germania, immagino, no? Perché beh, non sì, potevo fare domande. Per il resto sono stata via senza neanche leggere molti giornali per motivi privati. È successo oggi, vedendo tutto questo, quello che succede spesso quando uno va via
dall'Italia, torni e ci sono esattamente gli stessi problemi di prima, che la politica si parla addosso ma i problemi veri del paese non vengono risolti. Con una piccola evoluzione in questo momento, che è quello che fa il ministro degli interni, fa un po' paura veramente, perché un ministro che si mette in una piazza e c'è uno con un cartello, gli viene sequestrato e fa commenti, scusate il verbo, la parola sfottenti su quella persona, è il ministro degli interni, dovrebbe richiamare al normale all'ordine pubblico, diciamo così, all'ordine, semmai c'è da richiedere ordine per uno che ha un cartello del genere. Grazie Costanzo. Lirio. Penso che è una stagione poco produttiva, non si pensa bene all'occupazione, al futuro dei ragazzi, dei giovani, alla scuola. E il video che dà la sintesi di tutto questo è quella conferenza stampa in cui c'è il governo che mente anche di fronte all'evidenza, cioè all'evidenza di un risultato calcistico. Sì, sì. E quando un governo mente anche di fronte al risultato calcistico è un governo di cui non si può fidare, non abbiamo fiducia per questo futuro. Grazie Lirio. Paolo. Altro che non cambia niente, come dice Costanza, nel giro di pochi giorni. Tu hai fatto vedere che non cambia niente nel giro di tanti anni. Abbiamo visto un partito in confusione 10 anni fa e in confusione oggi. Un paese che non trova ricette anni fa, mesi fa, anni fa, rispetto ai problemi, le problematiche del lavoro, e li stiamo. Hai fatto vedere, permettimi di ricordare invece a me, l'unico sorriso arriva da una piazza colorata, tranquilla, nessuno che deve marciare in ordine, cantano, stanno tranquilli. Beh, insomma, quella piazza ci fa un po' sperare. Grazie Paolo. Francesca? Abbiamo citato prima la procedura di infrazione minacciata all'Italia, il governo che deve lavorare per cercare di evitarla. Allora pensavo alle crisi aziendali aperte, tu hai fatto vedere la Whirlpool, l'Alcoa ci ha raccontato di essere ancora in difficoltà, ma le crisi sono tante, e nello stesso tempo il governo fa vertici, ne hai fatto vedere uno, ce n'è stato uno lunedì sera, mercoledì mattina un vertice economico con anche gli specialisti economici per trovare una via d'uscita, però ancora la Lega, Salvini ancora oggi diceva la manovra io la faccio, cioè sarò io a fare la manovra se si tagliano le tasse. Bisogna tagliare le tasse, quindi nel momento in cui si deve trattare con l'Europa ancora gli slogan, figuriamoci, tutti vorremmo pagare meno tasse, però questa sensazione di continua campagna elettorale a volte, soprattutto quando vedi poi le crisi aziendali vere, come dire, la carne delle persone colpita, risulta veramente un po' stucchevole. Grazie Francesca. Marco? La conferenza stampa è impressionante, con il premier prigioniero, ostaggio, circondato, che quasi chiedeva aiuto, e quello che ha detto Bruno Sai, non c'è altro spazio che la lotta, che con il palazzo della politica doveva garantire il cambiamento in nome del popolo, e ancora una volta tradisce il popolo, di cui quegli operai sono il volto più limpido. Grazie Marco. E che...